Bracci, benvenuti o bentornati sul Pro DG, l'unico format di YouTube Italia dove si parla di videogiochi. Sono Pro Michele e sono molto in ritardo. Iniziamo! Oggi discuteremo degli effetti dell'acquisizione di Bethesda da parte di Microsoft, dell'arrivo di Crash 4 It's About Time su Switch, di un leak riguardante Dragon Ball Z Kakarot e non solo. Come al solito, se apprezzate il mio lavoro, vi invito a lasciare un like, a iscrivervi al canale attivando la campanella delle notifiche e a seguirmi su tutti gli altri social, tra cui anche Instagram, dove ho appena postato un piccolo spoiler sul prossimo video. Se poi avete proprio voglia di memini in HD, potete sempre offrirmi un caffè virtuale su Ko-fi. Prima di tutto qualche notizia da trattare al volo. Square Enix ha appena annunciato la sua versione del Direct, anzi, del Presents. L'evento si terrà il 18 marzo alle 18. Durante la presentazione si parlerà di Life is Strange, del 25esimo anniversario di Tomb Raider, di Marvel's Avengers e anche di Balan Wonderworld. Recentemente era stata leakata una collection dei tre Tomb Raider che mi aspetto di vedere presentata. Insomma, questo Presents si prospetta come un evento potenzialmente molto interessante. Inoltre, l'uscita in occidente di Shin Megami Tensei 3 Nocturne su Switch e PS4 potrebbe essere dietro l'angolo. Uscito in Giappone alla fine dello scorso anno, non senza qualche problema, la remaster dell'iconico JRPG ha appena ricevuto il rating di M da parte del ESRB, l'equivalente nordamericano del nostro PEGI. Nei prossimi giorni potremmo avere qualche notizia su una data precisa, magari, chissà, all'interno di un partner showcase. Bene, passiamo ora a quello che forse è uno degli eventi più importanti degli ultimi anni all'interno del mondo videoludico. Come già detto nei precedenti video, l'affare tra Microsoft e Bethesda è stato ufficializzato. E ora tutta ZeniMax è entrata a far parte degli Xbox Game Studios. Durante una tavola rotonda di circa un'ora, Phil Spencer ha chiarito cosa significherà concretamente questa acquisizione. Già da oggi, infatti, il Game Pass viene invaso dalle produzioni più importanti degli studi di Bethesda. Tra i 20 nuovi giochi disponibili all'interno del già formidabile catalogo si aggiungono serie di peso come Fallout, Doom, Wolfenstein e The Elder Scrolls. Si tratta in larga parte di titoli che già avevano fatto capolinea all'interno di questa lineup, ma ora ritornano per rimanere a tempo indeterminato e non solo su console, ma grazie alla versione Ultimate anche su PC e Android tramite xCloud. L'aspetto più interessante di tutta questa operazione è la presa di posizione verso il futuro, per quanto riguarda l'esclusività dei titoli non ancora usciti. Perché se da una parte Xbox continuerà a rispettare gli obblighi contrattuali presi da Bethesda precedentemente all'acquisizione, e quindi titoli come Deathloop e Ghostwire Tokyo usciranno su PS5, le community di giochi come Fallout 76 e The Elder Scrolls Online potranno continuare a giocare su piattaforme non Microsoft, dall'altra l'obiettivo di Phil Spencer è quello di rendere le produzioni future accessibili solo tramite Game Pass e le piattaforme che lo ospiteranno. Insomma, come era chiaro ormai da qualche anno a questa parte, la strategia principale di Microsoft non è più quella di piazzare le proprie console in tutto il mondo, ma di diffondere il Game Pass e di capitalizzare sul costo dell'abbonamento. Con questa acquisizione, Microsoft si è messa in una posizione di forte predominanza rispetto a tutti gli altri attori del mercato. Probabile che il futuro di titoli attesissimi come The Elder Scrolls 6 e Starlink sia legato indissolubilmente al Game Pass. L'opera di colonizzazione della casa di Redmond sembra non conoscere ostacoli. Dopo aver invaso il mondo PC, attaccato quello mobile tramite l'xCloud e l'imminente invasione delle smart TV, le console hanno definitivamente perso la centralità in questa strategia commerciale. Series X sarà l'ultima piattaforma dedicata al gaming di Microsoft? PS5 e Switch accoglieranno il Game Pass nei loro ecosistemi? Per ora sono solo speculazioni e ipotesi non così assurde da immaginare. Questo è un cambiamento radicale, anche perché si tratta di scenari che sarebbero stati impossibili da ipotizzare e invece ora sono discussi e accettati senza troppi problemi. L'appuntamento è rimandato a quest'estate, quando vedremo i primi annunci figli di questa acquisizione colossale. Cambiamo argomento perché Crash 4 It's About Time è approdato su console next gen e su Switch. Digital Foundry ha analizzato nel dettaglio queste due versioni e io in particolare mi vorrei soffermare su quella per console ibrida. La domanda è quasi scontata. Si tratta di un porting degno? Risposta breve, sì, anche se ovviamente con tutti i compromessi del caso.
Un po' come è accaduto per un altro porting impossibile, come quello di Doom Eternal, i tagli fatti al comparto grafico sono stati fatti tutti in funzione di garantire delle prestazioni stabili. Crash 4 utilizza una risoluzione adattiva che in modalità fissa non supera i 720p, mentre in portabilità non va oltre i 540p. Il framerate è stato dimezzato e bloccato sui 30 fps e in modalità fissa raramente il gioco perde in fluidità, se non durante alcune cutscene. Stesso discorso vale anche se giocato in portatile, dove tra l'altro si fa notare molto di più l'aliasing. In generale sono stati apportati tagli corposi all'illuminazione dinamica, agli effetti particellari come il fumo, le ombre sono meno dettagliate, le texture molto meno definite, le geometrie ambientali perdono in complessità, è stato semplificato anche il rendering dei riflessi sull'acqua e manca il motion blur. Siamo di fronte a un disastro? Decisamente no. Il titolo nel complesso mantiene la sua identità visiva, perché i cambiamenti sono stati apportati in modo intelligente e il gioco a livello di gameplay non ha nulla da invidiare alle sue controparti console. Sicuramente è l'edizione peggiore disponibile sul mercato, ma il downgrade grafico è compensato dalla possibilità di giocare in portabilità, in un'edizione che ancora una volta riesce a stupire per la qualità complessiva raggiunta. L'unico motivo per cui aspetterò un po' prima di prenderlo è che per ora il gioco è solo in digitale, la versione fisica è prevista più in là, durante l'anno. E chiudiamo la settimana con quello che sembra essere uno scivolone clamoroso da parte di Bandai Namco, che a quanto pare si è liccata da sola l'uscita di Dragon Ball Z Kakarot su Switch. Ma di preciso, cosa è successo? In occasione dell'annuncio del nuovo DLC di Dragon Ball Z Kakarot, intitolato Gohan del futuro, i vari profili social di Bandai Namco hanno pubblicato diversi trailer promozionali. Su Instagram però, l'account Bandai Namco Latino America ha riportato il DLC come disponibile su varie piattaforme, tra cui anche Nintendo Switch, dove in realtà il gioco non è mai stato annunciato ufficialmente. Appena è stato fatto notare l'errore, il video è stato ricaricato facendo sparire i riferimenti alla piattaforma Nintendo e Bandai Namco si è scusata, affermando si fosse trattato di una svista. Un errore un po' sospetto in realtà, anche perché altri titoli del publisher a tema Dragon Ball sono arrivati anche su console ibrida dopo uno o due anni dalla pubblicazione su altre console. Penso ad esempio a Dragon Ball FighterZ e direi che i tempi sono maturi anche per l'interessantissimo action GDR open world con protagonista Goku, che vedrei molto bene su Nintendo Switch e che probabilmente venderebbe anche parecchio. Che sia in arrivo una Definitive Edition? Speriamo bene. Nel sondaggione del giorno scorso vi ho chiesto se avreste usufruito degli sconti del Mario Day e a quanto pare molti di voi non trovano di sicuro interessanti questi tagli di prezzo. E capisco perfettamente che si possa trattare di una selezione un po' deludente, soprattutto trattandosi di titoli solo in digitale. Speriamo bene per le prossime ondate di sconti, nel mentre tenetevi pronti per il sondaggione che andrà online poco dopo la pubblicazione del video. Vi aspetto! E questo poracci era tutto per la settimana, vi ringrazio per essere arrivati fino in fondo anche a questo video e vi auguro un buon weekend. Grazie per supportare sempre e comunque il canale, vi aspetto nei commenti o su tutti gli altri social. Alla prossima, io sono il Poro Crash, Michele Kakarot, ciao!